La ricerca della verità è fondamentale, perché la ricerca della verità, se riesci a compierla, non accede solo a quella verità, ma accede a tante altre verità, a tante altre situazioni che sono uguali o simili a quella vissuta da Giulio Regeni. Verità e giustizia per Giulio Regeni. Così il presidente della Camera Roberto Fico, sotto gli occhi dei genitori del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto, ha aperto la sua lectio magistralis nell'aula magna dell'Università di Trieste in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo Petrarca, frequentato dallo stesso Giulio. Un momento di confronto con gli studenti sull'importanza che i padri costituenti diedero ai principi fondamentali della Repubblica, ed ecco che proprio a quei giovani si lega a doppio filo il recente dibattito sull'estensione del voto ai sedicenni. Votare a 16 anni secondo me molto importante, dare già una responsabilità ai ragazzi che possono iniziare a interessarsi ancora più da vicino della cosa pubblica, con un diritto del voto, il diritto fondamentale, quindi io penso che sia un bel passo in avanti del paese. Dunque, una sottolineatura sulla necessità di ascoltare il grido d'allarme dei giovani di Friday for Future e impegnarsi seriamente sul tema del cambiamento climatico. Quindi, ancora la politica, dal sì ad un'autonomia dei territori che però non vada a dividere il paese in regioni di serie A e di serie B, ha detto l'esponente dei 5 Stelle, sino alla possibilità di cementare l'alleanza tra PD e pentastellati anche nelle prossime elezioni amministrative. Sono amministrative e c'è un esperimento come prima volta in Umbria, che esce da un periodo difficilissimo, vedremo. Il presidente della Camera non ha nascosto l'emozione salendo sul palco dell'Ateneo, che ha frequentato per anni e dove si è laureato in scienze della comunicazione. Mi sento a casa, ho amato questa università, trovo che sia una città eccezionale, piena di storia, riesce ad esprimere una cultura che va conosciuta, va compresa ed è senza dubbio da apprezzare. Questa è la mia seconda casa dopo Napoli.